In questa prima diapositiva volevo sottolineare il fatto che c'è un grosso entusiasmo e ottimismo per quello che riguarda la medicina di precisione, anche per la possibilità che sia fortemente Percorribile. sostenibile da un punto di vista economico nella sua massima implementazione, che è ovvio, se la medicina diventa curativa, i costi calano. E questo secondo me è ben giustificato. E l'abbiamo sentito, io qui ho riportato il primo e l'ultimo esempio di storie di successo della medicina personalizzata. Il primo esempio è un tipo di leucemia invariabilmente fatale che oggi è curabile nel 90% dei casi senza chemioterapia, solamente con la combinazione di due farmaci. Bella storia, tra l'altro una storia tutta italiana, alla quale ho avuto la fortuna, credo. Di partecipare. Il secondo è l'immunoterapia, di cui leggiamo sui giornali continuamente. Questo è un esempio di malattia metastatica di un melanoma che era impensabile potesse essere trattata con, diciamo, risposte durature. Ancora presto per dire se è curativa, perché chiaramente sono passati solo pochi anni, però quello che si vede non si era mai visto prima. E altre storie di successo. Quella di Visiarebol, che di Glive, che ha citato Mario, che è nata praticamente in contemporanea, subito dopo di quella che avevo citato. Però, a distanza di 15-20 anni, cominciano a emergere quelli che sono i problemi che abbiamo per implementare questa rivoluzione, che è una vera rivoluzione. Io ne ho elencati 4-5 che vorrei sottolineare molto, molto rapidamente. Il primo è quanti sono i pazienti che potrebbero usufruire di medicina innovativa con nuovi farmaci e effettivamente lo fanno. Io parlo dei pazienti per i quali esiste un farmaco. Ormai è diventato chiaro da quello che hanno detto benissimo chi mi ha preceduto che per ridurre molto, molto, molto schematicamente oncologia personalizzata, per esempio, significa un'alterazione genica e un farmaco collegato. Questa è la coppia che fa la medicina personalizzata. Allora, quanti dei pazienti che potrebbero accedere a un farmaco perché hanno quella mutazione, hanno la disponibilità di quel farmaco, ci accedono veramente? Molto difficile da stabilire, io non so se ci sono numeri precisi in Italia, non li ho trovati neanche parlando nel Ministero, ma probabilmente molto basso, perché è molto basso il numero di pazienti che vengono profilati geneticamente, chiaramente senza conoscere il genoma non si ha non si conosce qual è la mutazione, non si può indirizzare il paziente verso un determinato farmaco. Quello che diceva Mario è chiaro a tutti che il farmaco Glivec che cura la leucemia mieloide cronica è acqua distillata se data una malattia che non ha quel tipo di lesione genetica, ovviamente, questo è come gli antibiotici. Se sbagli l'antibiotico, l'efficacia è zero, naturalmente. Quindi quanti sono i pazienti che potrebbero, ma che in realtà c'erano? Pochissimi, molto pochi, non sappiamo quanti. I motivi sono ovvi, perché ancora gli approcci di screening genomico non sono sufficientemente standardizzati, quindi negli ospedali non avviene, se non in pochi centri specializzati. Ancora i costi sono alti, un sequenziatore costa, know-how non è diffuso, per cui abbiamo un grosso problema che è quello di garantire a tutti i pazienti del nostro paese accesso agli screening genomici e quindi di conseguenza la possibilità di essere curati. E non è un problema solo del nostro paese, io parlo del nostro paese perché un po' lo conoscendo, insomma, se lo si conosce. L'Inghilterra è peggio sicuramente. Secondo me è peggio, io sono totalmente d'accordo. Forse, ecco, in Germania sono un pochino più avanzati di noi, ma comunque è un problema generale.